Moltmann, il padre degli errori della teologia contemporanea, di Stefano Fontana. Il 3 giugno scorso è morto a Tubinga all'età di 98 anni il teologo protestante Jürgen Moltmann. Egli viene di solito ricordato come il teologo della speranza, a motivo della sua opera principale, Teologia della speranza, pubblicata nel 1964 in Germania e nel 1970 in Italia da Querignana. Ricordarlo in questo modo non è sbagliato o riduttivo, perché quel volume non intendeva trattare un capitolo della teologia, appunto la speranza, ma aveva l'intento di riformularla per intero. Dalla speranza derivava una nuova spiegazione di tutti i temi teologici tradizionali, la rivelazione intesa non tanto nel suo carattere dottrinale quanto in quello storico, la trascendenza intesa in senso temporale come futuro anziché in senso spaziale, il peccato come rifiuto della speranza, la grazia come dono della possibilità e della capacità di sperare, la conversione come avversione al presente, conversione al futuro. Da qui l'impatto rivoluzionario della sua teologia, legata all'idea tutta protestante del mondo diventato adulto, della secolarizzazione come fenomeno cristiano, della necessità di transitare verso una teologia secolare, come l'anno seguente, il 1965, avrebbe sostenuto anche Harvey Fox con il suo libro The Secular City. Storia, speranza, futuro, prassi, queste le coordinate della nuova teologia che ritroviamo poi in tutta la teologia, anche cattolica, successiva. Sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, secondo Moltmann, Dio non è inteso come consacrazione di tempi e luoghi, ma collegato con una parola di promessa. La promessa vincola l'uomo alla storia che sta tra la promessa e il suo compimento. Questo è lo spazio per la responsabilità umana, per il futuro, la morale e la prassi. La teologia della speranza è elaborata in chiave escatologica, affidando d'ora in poi al teologo non il compito di interpretare il mondo, la storia e la natura umana, bensì di trasformarli nell'attesa di una trasformazione divina. Il luogo della rivelazione di Dio diventa la storia, e Dio si rivela tramite promesse storiche, con eventi storici, a cominciare dall'Esodo. Compito del cristiano non è tanto di chiedersi chi Dio sia e quali siano i suoi attributi, ma individuare dove Dio sia all'opera nella storia e partecipare attivamente alla sua opera di redenzione. Bisognava eliminare ogni dualismo metafisico e ogni visione spaziale di Dio, creare una teologia secolare dal linguaggio politico. Questo implica che noi discerniamo dove Dio è all'opera, scriveva, e quindi ci uniamo al suo lavoro. Questa azione incessante è un modo di parlare. Facendo ciò, il cristiano parla di Dio. La verità diventa azione. Chi è Dio non lo dirà il teologo attraverso discorsi, ma lo dirà la prassi dei cristiani. Con Moltmann la dimensione della storia entra nella teologia e ne sconvolge i connotati. Il già citato Harvey Fox si avvicinerà alla teologia della speranza e sosterrà che Dio ama il mondo e non la Chiesa, e si serve del mondo e non della Chiesa, e nel suo libro Il cristiano come ribelle nota che il baseball professionistico e non la Chiesa ha fatto i primi passi verso l'integrazione razziale. Siamo molto in ritardo in tutta questa faccenda, dobbiamo correre per metterci al passo con ciò che Dio sta già facendo nel mondo. Come si vede, la Chiesa in uscita ha origini lontane. Le nuove suggestioni di Moltmann verranno riprese da Johann Baptist Metz nella sua Teologia politica, e anche Karl Rahner farà propri gli stessi presupposti, a cominciare dalla secolarizzazione che impone di pensare che la rivelazione di Dio avviene nella storia dell'umanità prima che nella Chiesa. Si può pensare che la vera svolta innovativa della teologia contemporanea sia stata provocata da Moltmann. Tutte le altre teologie infatti seguiranno la strada inaugurata da lui. La teologia della speranza si può paragonare quindi a uno scoppio che ne ha provocato altri a catena. Egli ha potuto occuparsi di teologia della rivoluzione e della liberazione, ha tenuto a battesimo la teologia nera e la teologia femminista, inoltre è stato al centro del dialogo tra cristiani e marxisti. Quest'ultimo spunto ci conduce ad un altro importante capitolo della vicenda Moltmann. Ci riferiamo al dialogo di pensiero con il filosofo marxista della Germania orientale, Ernst Bloch, che ha tanto influito sulla teologia di Moltmann e su quella poi successiva. Il principio speranza di Bloch e teologia della speranza di Moltmann si richiamano a vicenda.
Bloch riformula il marxismo sotto la categoria dell'utopia, vede tutta la realtà come governata dal futuro e spinta a superarsi, legge la Bibbia come espressione di un trascendere senza trascendenza. Il futuro e la storia sono i caratteri della religione cristiana come lo sono di questo mondo secolarizzato, il Dio di Israele è il Dio dell'ottavo giorno che non è ancora stato e quindi è più autentico. E Cristo non ha nulla di spirituale, ma è l'uomo che si è seduto non alla destra di Dio ma al suo posto, perché il cristianesimo è liberatorio e quindi ateo. In questo modo Moltmann si incontra non solo col marxismo, ma col nichilismo ateo della modernità. Dare un giudizio sulla teologia di Moltmann comporta darlo anche su tanta parte della teologia contemporanea. Celebrarne il pensiero esaltandolo vorrebbe dire avallare i grandi errori di questa teologia e di quelle che ne sono seguite. Mi sono limitato a richiamarne qui alcuni assunti di base. Il lettore, se crede, può esercitarsi a individuare i loro effetti negativi sulla teologia di questi decenni e anche sulla prassi della Chiesa di oggi.